Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi torniamo nei meandri della Cina e torniamo a parlare della Benelli, perché se vi ricordate qualche giorno fa vi ho raccontato, insomma, che in Cina si era svolta una fiera importante, paragonabile se vogliamo, tra virgolette, un po' al nostro ECMA di Milano, dove molti produttori cinesi avevano comunque presentato diverse novità, tra questi produttori anche la Benelli, che in Cina ha presentato la 902S, quindi evoluzione se vogliamo dell'attuale 752S, e si era vista anche la TRK 902, no? 902 TRK e 902S condivideranno lo stesso motore. Oltre a queste novità, Benelli in Cina ha presentato poi un'altra moto, quantomeno mostrata al pubblico inizialmente, senza i dati tecnici, ovvero la nuova Leoncino Bobber, nome in codice di omologazione, moto già omologata, in Cina BJ412H, così diciamo la moto è stata omologata. Da quanto si è capito, prima hanno mostrato la moto senza i dati durante la fiera, poi grazie all'ente di omologazione cinese sono trapelati anche i dati tecnici, alcuni quantomeno, che tra poco andrò a raccontarvi. Quindi arriva una nuova novità da parte di Benelli che, attenzione, è da prendere con le pinze, potrebbe essere riservata al mercato cinese, potrebbe non arrivare mai sul mercato italiano. Quindi questa moto è stata lanciata in Cina, c'è l'omologazione e tutto. Ma non è detto che un pezzo di cose debba arrivare anche in Italia, è probabile, potrebbe essere interessante come Cruiser, Bobber, in alternativa a una Rebel 500 Onda, oppure se vogliamo idealmente a una Royal Enfield Meteor 350, sicuramente interessante come proposta alternativa, ma non è assolutamente detto. In questo video farò dei discorsi legati anche alla QG Motor, no? Perché sapete che QG Motor è arrivata in Italia. E fondamentalmente è un po' la cugina cinese della Benelli, anche se attualmente QG Motor ha un po' più di mercato. Però per spiegarvi un po' questa nuova Benelli Leoncino Bobber mi devo appoggiare all'attuale SRV 300 della QG Motor e alla nuova SRV 350 VS, sempre QG Motor, però presentata a questo modello già disponibile su altri mercati e non quelli italiani. Non quello italiano, ecco, mi rendo conto che quando entriamo nel campo di Benelli non è più come una volta. Benelli lancia la TRK. Adesso, invece, essendoci di mezzo anche la QG Motor, vi dicendo, diciamo che si prendono un po' da una parte e dall'altra QG Motor e Benelli, cioè magari Benelli attinge da QG Motor e viceversa, no? Quindi in questo video parlerò anche della QG Motor fondamentalmente. Anche su modelli che sicuramente non penso conoscerete, come la serie SRV, sempre della QG Motor. Discorso moto, allora qui di fianco vi lascio qualche immagine. Questa è la nuova Leoncino Bobber 2024-2025, no? Allora, che si chiama così la moto lo sappiamo perché le immagini non sono nitidissime, però si legge Leoncino Bobber, quindi in Cina si chiama Leoncino Bobber. E come estetica è proprio una cruiser Bobber con pneumatici da 16 anteriore posteriore, 130-150 al posteriore, un po' come la base SRV 300 attualmente disponibile sul mercato italiano. Sembra essere una moto abbastanza carina come linea, sicuramente una moto ben fatta, una moto corta nella parte posteriore, una moto col doppio scarico sovrapposto 2x2 che riprende sempre la QG Motor e un bel faro anche rettangolare ripreso dalla QG Motor. Qui sotto, magari o da qualche parte, vi metto l'immagine dell'attuale QG Motor SRV 300 disponibile. Anzi, vi metto la foto della versione 350, quella disponibile su altri mercati e non ancora da noi. Notate che la Leoncino Bobber è molto, molto simile proprio a questa SRV 350 VS. Carina come fatta, anche se alcune cose vanno a cambiare. Parafango anteriore su questa Leoncino Benelli, come tutte le Leoncino, abbiamo il leoncino stilizzato che fa sempre molta scena. Abbiamo il faro che è sempre rettangolare a LED, ma sembra esserci un'altra disposizione per quanto riguarda i LED all'interno comunque del faro, non sembra esattamente identico. E poi cambiano anche le frecce che qua sono più moderne, appunto, mentre sulla QG Motor sono un po' più all'antica, classico, come con lo stile comunque rotondo.
Ovviamente le moto non sono identiche, ma diciamo che la Benelli, l'Uncino Bobber, insomma, ricorda molto l'attuale QJ Motor. Dovrebbe essere disegnata questa moto, si pensa, dal centro stile comunque italiano di Benelli in teoria. Ovviamente Benelli questa moto non l'ha ancora presentata in Italia, quindi se cercate in Italia, sito ufficiale Benelli, non trovate niente, neanche Facebook Italia Benelli, perché Benelli in Italia questa moto non l'ha ancora presentata. Ecco, quindi una moto che sembra essere interessante per linee, poi c'è anche un bello schermo TFT rotondo, che però non si vede acceso nelle foto purtroppo, ma dovrebbe essere quello della QJ Motor. Dicevo il doppio scarico che fa molta scena e via dicendo, una moto che dovrebbe essere interessante per via del motore, per via del fatto che non è sicuramente molto alta. Motore, ecco, motore interessante perché le altre Leoncino attualmente in gamma nell'Italia, 125, la 200, 250, le 500 stradale e trail e le 800 stradale e trail montano comunque monocilindrici oppure bicilindrici in linea. Invece in questo caso, vedete da questa immagine, abbiamo un V2, quindi bicilindrico a V, quindi e questa è sicuramente una cosa interessante, cioè nel senso, nel panorama attuale di bicilindrici paralleli, questo un V2, insomma, come architettura è ancora molto apprezzata, vedi. La V-Strom 650 della Suzuki, molto apprezzata per questo motore, proprio ancora V2. Conosciamo i dati di potenza di questa moto e non di coppia. Ecco, i dati che conosciamo non sono tanti. Sappiamo la cilindrata, sappiamo che è un V2, sappiamo la potenza, sappiamo la top speed, sappiamo il peso, non sappiamo invece, per esempio, l'altezza sella, non sappiamo il serbatoio, neanche il diametro dei dischi, anteriore e posteriore. E neanche se utilizzerà questa moto o sfrutterà comunque qualche tipo di controllo elettronico e non conosciamo per il momento neanche il prezzo e neanche le diverse colorazioni. Per quanto riguarda i dati, allora questa moto sfrutterà un motore che dovrebbe essere nuovo, per appunto un motore bicilindrico V, da cilindrata 385 da 35 cavalli. Non conosciamo al momento la coppia. Essendo questo un motore V2, dovrebbe essere un'evoluzione del motore della QJ Motor SRV350VS che monta sempre un V2, però cilindrata a 3,43 con circa 32 cavalli di potenza. Quindi in teoria, ecco, dovrebbe arrivare questa Benelli con questo motore nuovo. Potrebbe magari essere facilmente che poi nei prossimi mesi arrivino altre moto basate su questo motore nuovo della Benelli, no? Quindi magari aspettiamoci QJ Motor che lancia fuori una SRV 400 e via dicendo. Questa è la cilindrata, questa è la potenza, quindi una moto insomma tranquilla, meno potente rispetto a una Rebel 500 della Honda o dell'Eliminator 500 della Kawasaki, che hanno 47 cavalli circa di potenza, limite massimo battenti a 2, ma più potente comunque rispetto a una Meteor 350 che ha circa 20 cavalli di potenza, una via di mezzo 35. Conosciamo il peso, 170 kg a secco, dovrebbero essere 182 in marcia. La sella come altezza non la conosciamo, ma potrebbe essere 720 come la SRV350VS. Serbatoio sconosciuto, ma dovrebbe essere 16 litri se la base è la QG Motor SRV350VS. Poi vediamo telaio che è in acciaio, sospensione con forcella a sei rovesciati. Il piatto frenante, singolo disco anteriore e singolo posteriore, potrebbe essere un 300 anteriore e 240 posteriore come sulla controparte QG Motor 350 e gommata 130-150 posteriore con pneumatici da 16, quindi pneumatici belli larghi, insomma, classico stile bobber. ABS che poi se dovesse arrivare in Italia sicuramente sarà presente, la strumentazione è un TFT circolare che dovrebbe essere quello anche della SRV350VS della QG Motor. Questa ragazzi è la moto così come è arrivata sul mercato cinese. Poi ovviamente se dovesse arrivare anche in Italia aspettiamoci magari una revisione nell'estetica, no? Magari cambierà qualcosa, non lo so, cambierà magari la parte laterale, la parte posteriore, insomma. In genere poi le moto arrivano in Italia, Benelli Italia ci mette sempre del suo, no? E sicuramente anche altre colorazioni. Però effettivamente non sarebbe male, cioè è molto carina la moto come è fatta, si basa sicuramente come estetica sulla QG Motor e non è il massimo dire questo, però se ci pensate per quanto potrebbe andare a costare, secondo me non sarebbe male.
Discorso prezzo, quanto potrebbe costare questa moto? Allora, le altre Leoncino, che però non sono delle Bobber, Cruiser, costano, per esempio la 500 va a costare 6.000 euro, no? Questa Leoncino Bobber comunque monterà un motore che non è un 500 bicilindrico, ma sarà un 385, quindi un motore sicuramente meno performante, vista anche la potenza, no? Quindi sicuramente, ecco, è facile aspettarsi un prezzo inferiore. Ora parliamo della QG Motor, la italiana SRV 300 costa attualmente 4.900 euro, la versione sempre italiana 500 con motore però da 48 cavalli costa 6.000 euro, che è una moto secondo me veramente bruttissima, ma comunque 6.000 euro, no? Mercato italiano. Diciamo che questa Benelli potrebbe mettersi nel mezzo. Costare 5.500 euro, secondo me questo potrebbe essere il prezzo di questa moto, quindi notevolmente meno rispetto ai 7.000 circa della Rebel 500, poco di più rispetto a una Meteor 350 che parte da 4.500 euro circa, quindi poco di più della Meteor, ma con un motore comunque più cattivello, una moto sicuramente un pochettino più grossa, fatta meglio, e poco di meno rispetto, un bel po' di meno anzi rispetto alla Rebel 500 e se vogliamo un po' di meno anche rispetto alla Kawasaki di 1.500 m. Quindi ecco, di per sé è prodotto interessante il fatto che sia marchiato Benelli in Italia, capite, potrebbe aiutare effettivamente a sfondare una moto patente a due, magari a 5.500 euro, tranquilla per viaggiare con un buon serbatoio 16 litri, che non consumi tanto, una potenza che non mette in imbarazzo chi è poco esperto, ragazzi vi dicendo, potrebbe effettivamente rompere le scatole a moto come la Royal Enfield Meteor 350, che attualmente vi ricordo essere nelle top 20 moto più vendute in Italia. Anche se comunque il discorso Meteor, la Meteor non è esattamente la stessa cosa di una Leoncino Bobber, ma comunque per concetto alla fine la gente direbbe una Bob e l'altra una Cruiser, però alla fine i prezzi si equivalgono, non è che fanno distinzione tra una Bob e una Cruiser normale, no? Cioè è un po' come il discorso di dire una moto col 21, una moto col 19, sapete bene che in Italia non è che c'è molta distinzione, basta vedere quanto vende una Tenere 700 nei confronti di moto col 19, basta vedere quanto sta vendendo adesso la Himalayan 450, perché la gente probabilmente non si rende conto che comprano una moto con il 21. Insomma, comunque potrebbe avere un buon successo, la moto è interessante. Vi terrò aggiornati, ecco, non appena sapremo qualcosa di più, sapremo se magari questa moto arriverà anche sul mercato italiano. Diciamo che potrebbe essere che magari questa moto venga portata all'ECMA 2024, mi auguro col marchio Benelli e non QG Motor, anche perché ci potrebbe essere quel rischio, che arrivi la moto però controparte QG Motor. Potrebbe essere che arrivi a marchio Benelli e entrare in gamma il prossimo anno, quindi mi aspetterei questa moto come versione 2025, anche se comunque attenzione, Benelli all'ultimo ECMA dell'anno scorso ha presentato un botto di moto, poi ne è uscita quante moto sono uscite di quelle che Benelli ha presentato, le varie Tornado, TNT, neanche una. Quindi discorso Benelli c'è un po' da capire, ecco, perché Benelli le moto le presenta, poi non si capisce bene perché non escono, escono quando vogliono loro o vengono riviste dalla QG Motor. Qua purtroppo Benelli, c'è il discorso della QG Group, QG Moto, discorso Cina, non si capisce più abbastanza niente. Tant'è ragazzi, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, sicuramente la novità più interessante sarà la nuova TRK 902, cioè sicuro, poco ma sicuro. Però anche la 902S e questa Leoncino Bobber potrebbero comunque avere un certo mercato, tutti in ottica prezzo finale, cioè a 4,5, no, 4,5 no, a 5,5 una moto di questo tipo per farsi magari dei piccoli viaggetti, capite? Imparare ad andare in moto, meglio questa magari, forte del marchio Benelli, che in Italia comunque ormai è super conosciuto, che non spendere 7.000 per una Rebel 500, che alla fine 10 cavalli in più, 10 cavalli in meno si fanno, ma non so fino a che punto valgono magari 2 o 3 mila euro in più di spesa. Comunque, da questo video è tutto, ragazzi. Una cosa, una piccola parentesi: dovrei provare inizio luglio la nuova Tenere 700 GYTR, moto costosissima. Sono insomma, ce ne sentite con Yamaha, e quindi in teoria dovreste vedere la prova di questa moto anche sul canale inizio luglio.
Cercherò di mettermi d'accordo per magari fare anche un po' di fuoristrada, visto che parliamo di una moto proprio che nasce per i ride, per andare in fuoristrada pesante, quindi magari cercherò di fare la prova anche un po' in fuoristrada. Comunque, da questo video è tutto, ricevo tutto come sempre Eric e noi ci vediamo in un prossimo. Ah, un'altra cosa, mi stavo dimenticando, non so se l'ho detto nel video, la top speed dovrebbe essere attorno ai 150 all'ora, quindi motore 400 circa di cilindrata, V2, 35 cavalli di potenza, top speed attorno ai 150 all'ora. Questo è il dato che mi sono dimenticato, insomma, di fornirvi prima. Ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Ciao a tutti!